Benvenuti ragazzi, sono Ernaz, bentornati in questo nuovo video sul canale di Noi Malati di Foot. Oggi sono qui con un nuovo squad builder ragazzi, davvero davvero forte, perché infatti questo squad builder il suo prezzo si aggira intorno ai 4 milioni e 100 mila crediti, quindi è uno squad builder abbastanza consistente. Però ora prima di iniziare questo squad builder vi ricordo di passare da Bitcoin FIFA e con il codice malati15 avete un 5% di più di crediti. Allora cominciamo subito con il portiere, che è Salvatore Siliu, portiere italiano del PSG, portiere davvero davvero ottimo, 85 di tuffo, 79 di presa, 73 di rinvio, 87 di riflessi, 50 di velocità e 84 di piazzamento. Ne fanno di Siliu uno dei portieri in game più forti del gioco. Infatti non l'ho pagato moltissimo, 3000 crediti, tecnica parata acrobatica, una cosa davvero interessante, piede preferito vabbè destro e nient'altro. Poi come terzino ho scelto Van der Wiel, pagato 1000 crediti. Gregory Van der Wiel è davvero un ottimo terzino destro, perché infatti ha 85 di velocità, anche se mi sembra che ne abbia molta di più, e 75 di fisico, 73 di difesa e 75 di dribbling, che sono statistiche davvero ottime per un terzino. Mi sono dimenticato di dire che questa squadra è un'ibrida, quindi appunto non tutti i giocatori saranno nello stesso campionato. Poi come difensore centrale ho scelto Thiago Silva, man of the match, 79 di velocità, 59 di tiro, 74 di passaggio, 73 di dribbling, 90 più di difesa, 84 di fisico, pagato la bellezza di 700.000 crediti, piede debole 3, mobilità 3, work rate normale alto. L'altro suo partner è Boateng, man of the match, 80 di velocità, 71 di passaggio, 72 di dribbling, 87 di difesa, 84 di fisico. Sono dei due difensori centrali molto molto veloci, quindi ho puntato questa squadra sulla velocità in difesa. Pagata la bellezza di 1.010.000 crediti, work rate normale, piede debole 4, mossabilità 3. Come terzino sinistro ho scelto David Alaba, terzino austriaco del Bayern Monaco, 86 di velocità, 81 di passaggio, 82 di dribbling e 79 di difesa. Sono le statistiche che spiccano di più di David Alaba. Rendimento giocatore, ovvero work rate, alto normale. Piede debole 4, mossabilità 3. Piede preferito sinistro. Quindi essendo un terzino sinistro va anche bene con il suo piede preferito. Pagato 30.250.000 crediti. Come esterno destro ho scelto Gareth Bale, ragazzi. 87.000 crediti il suo costo, piede debole 3, mosse e abilità 4, work rate alto normale, 94 di velocità, 83 di tiro, 83 di passaggio, 84 di dribbling e 81 di difesa. Ne fanno di Gareth Bale davvero un giocatore straordinario. Secondo me Gareth Bale non va usato come AD, secondo me va usato come ED, perché è davvero un esterno che spinge moltissimo, ma all'occorrenza ritorna anche. Come centrocampista centrale ho scelto Isco, second inform, la sua versione prima, la prima versione inform era ES, quindi per Isco non conviene molto. L'ho comprato con stile intesa cacciatore, 79 velocità, 83 di dribbling, 90 di passaggio, 91 di dribbling e 67 di difesa. Ne fanno di Isco un centrocampista davvero ottimo. Soprattutto le statistiche che spiccano di più sono il 90 di passaggio e il 91 di dribbling. Pagato 220.000 crediti, work rate alto-basso, piede debole 3, mossabilità 4. Come l'altro centrocampista centrale ho scelto Yaya Touré, man of the match, pagato la bellezza di 1.596.000 crediti, ma sicuramente lo trovate a molto meno. Piede debole 4, mossabilità 3. Le statistiche che spiccano di più in questo centrocampista della Costa d'Avorio sono l'85 di tiro, l'83 di passaggio, l'81 di dribbling, l'82 di difesa e il 91 di fisico. Praticamente solo la velocità
penalizza un po' i Ature, ma dire proprio la verità neanche, perché per un centrocampista il 77 di velocità è davvero ottima. Come esterno sinistro ho scelto David Silva, 76 di velocità, 77 di tiro, 86 di passaggio, 89 di dribbling, 33 di difesa e 57 di fisico. Ne fanno di David Silva un esterno sinistro abbastanza buono, perché infatti non l'ho comprato moltissimo perché il 76 di velocità sicuramente lo penalizza. Silva, come potete vedere, sicuramente non si può usare per la sua rapidità e velocità. Silva si usa per fare i passaggi filtranti, quindi palla a lui e palla sopra all'attaccante che vedete fra pochissimo. Work rate alto basso, piede debole 2 e mosse abilità 4. Poi come attaccanti ho scelto Karim Benzema, che va a fare intesa con Gareth Bale e Isco. 84 di velocità, 84 di tiro, 75 di passaggio, 82 di dribbling, 74 di difesa. Ne fanno di Karim Benzema un attaccante davvero, davvero forte. Prima di comprarlo ho fatto due pensieri su, perché infatti la sua versione SIF non mi è piaciuta molto, però dopo aver comprato questa qua, quella NIF, mi è piaciuta davvero un botto, perché mi ha fatto 17 partite, 17 gol. Piede preferito destro, work rate normale basso, piede debole 4 e mosse abilità 4. Suo partner di attacco è il Kun Agüero. 89 di velocità, 87 di tiro, 78 di passaggio, 89 di dribbling e 68 di difesa. Ne fanno di Agüero un giocatore davvero davvero forte. L'ho comprato nella sua versione, quella upgrade, cioè 87, work rate alto basso, piede debole 4, mossa abilità 4. Anche lui, come Karim Benzema, acquistato per 281.000 crediti. Bene ragazzi, questa è la squadra, spero che questo squad builder vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un bel like, sotto in descrizione troverete il mio link del canale YouTube. Qui da Unreal è tutto, bella!